C'è Sì, sempre il blog di Papaleo anche? c'ho la finestra aperta sempre sul blog di Papaleo perché sono sempre pronto a guardare quello che lui dice. Ma... Ritorna a casa Foca, amici del blog, cosa vuoi di più dalla vita un Papaleo? Grazie ancora di cuore, sono commosso, perché continuate a scrivere un sacco di messaggi, a scrivere cose importanti, non roba senza senso, cioè c'è bisogno in questo momento, in questo paese, di confrontarci, c'è bisogno di criticarci, perché no? E la critica credo sia fondamentale e alla base di tutto, ecco, anche a livello cinematografico. Spesso e volentieri noi attori non accettiamo la critica, e questo è sbagliato, perché credo che la critica sia quel quid in più che ci può far lavorare meglio, ci può dare il modo di poter fare sicuramente, scusate un attimo, il campanello di casa, porca puttana, dove si abbassa? Vieni, 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 scusa. Sì, vieni, entra. Grazie. Sì, scusa, ma stavo sul blog qua. Dimmi. Tutto, Ferrafe, sì. Il kebab è piccolo macio mio, eh. Ok, allora quanto ti devo? 12 euro. 12 euro, no, aspetta. Ma tu non sei Rocco Papaleo? Sì, sono io, ma non lascia perdere. Ho visto tutti i tuoi film, Classe di Ferro. No, Classe di Ferro è stata una cosa, diciamo, un telefilm che ho fatto tanti anni fa. Ero all'inizio, agli albori. E poi ho fatto Basilicata Cost to Cost, che è stato il mio esordio registico, e ne vado molto orgoglioso. Ma poi ho fatto quel film con Piero Scione. Sì, con Pieraccioni abbiamo fatto il laureato, ma l'hai visto? Quello è stato un film che secondo me a me ha dato tanto, anche a Ceccarini, pazzo scatenato. Ci siamo divertiti, ma mai quando Basilicata Costa Costa, che trovo sia forse la mia espressione migliore, anche registicamente. E poi ho fatto pure pranzo di domenica, Sì, pranzo di domenica, però tu stai a pranzare a casa mia, scusa, Sì, l'hai visto, no? Di Manzina, dove facevo, diciamo, la parte, no, del giornalista di sinistra, ruolo spigoloso, devo dire la verità, non molto facile, ruolo spigoloso, però ci sono riuscito e... Tutto il sommarsi di questa esperienza, secondo me, è stata la marcia in più per poter girare Basilicata Cost to Cost, così come è venuto un capolavoro, una chicca, non perché è un film mio, ma... Sì. Scusa, però, stai mangiando... L'ho visto, eh! Ah, l'hai visto? Non mi dici che... Ma non l'ho capito! Beh, non l'hai capito perché, diciamo, non è girato in lingua tua originale, girato in italiano. No, ho capito, però non ho capito quello che volevo dire, non si capisce, confuso, film... Beh, insomma, dai, confuso, la storia di questi quattro amici che fanno... da costa a costa con un somarello, credo che sia, insomma... E appunto, ma film Paolo con il somarello, mi ricordo quando ero Cairo... Ma non è Paolo perché c'è il somarello, vedi che sbaglia l'analisi, cioè il somarello l'ho messo io perché comunque avevo la possibilità di mettere la macchina, però... Ma poi non ci sono donne nude, non c'è niente, zeb, non c'è, scusa... Sì, ma che fai costa male, zeb, dai, ti prego, ma a parte che c'è la mezzogiorno che a un certo punto si spoglia, e poi io, ma hai rotto il cazzo... So due ore che stai mangiando, sei venuto qua, uso player, kebab, scusa tanto, ma abbi pazienza, in più mi critichi pure il film perché non l'hai capito, perché sei un ignorante, ecco perché, quanto ti devo dare? 12 euro. 12 euro, pigliatene 8 che so il prezzo del biglietto che ti rimborsa e vaffanculo esci da casa mia, scusa, ma vieni qua, vaffa a Istanbul, costo, non rompere i coglioni, no!